Barbara, partita stranissima. In ogni set, quando una squadra sembrava averlo vinto praticamente, succedeva qualcosa. Partita sicuramente divertente, magari non per te, visto il risultato finale. No, non è vero, mi sono divertita. È stata una partita secondo me bella anche da vedere da fuori. E sì, è stata strana perché continui capovolgimenti di fronte, però diciamo che alla fine è venuta fuori una bella partita da entrambe le parti. C'è qualche rammarico per il primo e per il terzo set dove probabilmente insomma, è sfuggito qualcosa? Sì, più per il terzo forse, poi vabbè, il quinto secondo me non ne avevamo più tanto, loro sono, su queste situazioni qua sono molto più esperti, però sì, il terzo potevamo sicuramente, il mio rammarico più grande è che siamo partite sempre tanto indietro nei set, quindi poi con una squadra così che non concede tanto diventa difficile recuperare. Però l'impressione vista avuta in quasi tutta la partita è stata che fosse il Parella a fare e disfare, cioè che in Sì. certi momenti si spegnesse la luce del Parella. Sì, non è l'impressione, secondo me è effettivamente così e ci dobbiamo abituare ancora secondo me per qualche giornata perché essendo una squadra non under ma a tutti gli effetti molto giovane è anche normale che ci siano questi alti e bassi su cui stiamo lavorando, sicuramente limando un po' di errori la storia cambierebbe. È comunque arrivato non una vittoria, ma la terza partita consecutiva a punti, e questo è comunque un aspetto positivo. Sì, assolutamente sì, anche perché loro, ripeto, sono una squadra, come ho detto ieri, dalla classifica bugiarda, perché una squadra come Legnano l'altro anno ha fatto la promozione, non ha cambiato praticamente nulla e sono sicuramente una squadra da temere. Quindi un punto, me l'avessero detto a inizio campionato, l'avrei firmato, ovviamente stasera no, però alla fine è andata bene. Grazie.